Si chiamava Asia Benetti e aveva 14 anni. Quindi provate a pensare ad una ragazzina, ad un adolescente di 14 anni. 14 anni, 3 dosi di vaccino, muore. I giornali, la stampa, le TV, quei pochi che hanno parlato, dicono muore senza un perché. È sempre così, non c'è mai un perché, intanto perché quando muore una ragazzina di 14 anni, quando muore un adolescente, è difficile trovare un perché, ma questo potrebbe anche portarci un po' oltre come ragionamento, come sensazioni, come emozioni. Quando muore un adolescente ci si interroga sempre sul perché, ma proprio lui, ma sono domande proprio grandi di noi. Però accade che per una miocardite si muore a 14 anni con 3 dosi e i giornali barcollano, ma non vogliono mollare le loro condizioni, perché vorrebbe dire mettere in discussione tutto quello che per oltre un anno hanno scritto ininterrottamente, che le TV ininterrottamente hanno detto, perché non c'è mai la messa in dubbio, c'è una sola certezza: non può essere correlato al vaccino, non può essere correlato, c'è una miocardite, c'è un mistero, 14 anni, muore senza un perché, miocardite, ma subito si deve già dire che non c'è la correlazione col vaccino. Come? Ci sono mille dubbi, ma tu hai una certezza. Anzi, addirittura si dice si sospetta il Covid. Ma andiamo a vedere come i giornali hanno descritto la questione. Corriere della Sera: Asia, morta a 14 anni a Brindisi per una miocardite, ma si sospetta il Covid. Nel titolo non viene neanche messo ciò che altri scrivono, e cioè che la ragazzina ha 3 dosi di vaccino. La Stampa: ragazza di 14 anni muore in rianimazione, risultata positiva al Covid nonostante le 3 vaccinazioni. Come 3 vaccinazioni? Qui non stiamo parlando di Burioni, ma non me ne frega un cazzo di Burioni. Io sto parlando di una ragazzina di 14 anni che si fa 3 dosi e qualcuno dice forse è il Covid, perché subito ti dicono risultata positiva al Covid. Ma come, ti fai 3 dosi di vaccino a 14 anni e risulti positivo al Covid? Burioni avrebbe detto ma non muore. E no, se è risultata positiva al Covid con 3 dosi di vaccino e dopo per di più muori per miocardite, qualcosa sta accadendo e qualcosa deve essere detto. Non voglio stare lì a riflettere sulla commissione d'inchiesta che avevamo voluto, ma non la commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid, la commissione d'inchiesta sui vaccini che nessun altro ha proposto. E quindi nel prossimo Parlamento non ci sarà la commissione d'inchiesta sui vaccini, perché evidentemente non si deve dire la verità, e dopo capiremo anche perché. Vado avanti. Il Messaggero: Brindisi, muore a 14 anni, era positiva al Covid e con 3 dosi. I dottori: miocardite fulminante, il vaccino non c'entra. Ma come cazzo fai a dire che il vaccino non c'entra? Hai fatto degli studi, hai fatto un'autopsia, hai fatto un qualcosa per cui ti prendi la responsabilità, me lo metti nero su bianco, perché i familiari dovranno avere una risposta. Allora i dottori devono mettere nero su bianco questa affermazione. Però devono indagare, devono dare la possibilità, in caso di un'azione legale, ai genitori di sapere se questa ragazzina muore per effetto delle 3 dosi di vaccino. Perché magari quei genitori si sono fatti fare il lavaggio del cervello da televisione, stampa, professoroni, che continuavano a dire, di fronte anche accerchiati dalla scienza, che una ragazzina a 14 anni si deve vaccinare con 3 dosi di vaccino. Una ragazzina a 14 anni si deve vaccinare con 3 dosi di vaccino. È un maleficio. A 14 anni non ti devi vaccinare.
e non devi essere messo nella condizione di doverti vaccinare di fatto per andare a fare l'attività sportiva, per essere libera di vivere. E i genitori che magari si sono fatti fare il lavaggio del cervello e quindi hanno detto alla ragazzina: no, ti devi vaccinare, una minorenne. Perché una ragazzina di 14 anni? Perché gli adolescenti? E adesso, attenzione, perché Pfizer sta utilizzando un'ulteriore leva propagandistica, quella dei supereroi della Marvel, presi come personaggi, presi come testimonial delle campagne vaccinali. Quindi vuol dire che non hanno ancora finito, che dentro la loro testa c'è di continuare. Lasciateli in pace, sti bambini, sti ragazzini, lasciateli in pace! Lasciateli in pace! E ci dovete dire la verità. Qui ci dovrà essere un magistrato, con la schiena dritta però, che ordina tutte le analisi, tutte le perizie, tutti gli accertamenti, non un escluso, tutti. Perché iniziano a essere troppi i casi di miocarditi fulminanti, troppi. E perché Pfizer fa la campagna con la Marvel, con i supereroi della Marvel, per andare avanti nella sensibilizzazione su una platea evidentemente giovane? Perché la Marvel viene presa, la Marvel, sono i supereroi, Superman, Batman, Wonder Woman, i supereroi, come testimonial delle campagne vaccinali, in modo che il vaccino ti rende invulnerabile, ti rende un supereroe? E no, non è proprio così. E infatti in Europa la stessa Pfizer ammette: nessun test sui vaccini per stop a contagi. Vaccini mai testati per bloccare il contagio da virus. Eppure ci avevano detto che i vaccini servivano per evitare il contagio, per evitare di ammalarsi, per evitare di morire. E allora quante bugie! E dov'è allora il giornalismo? Il giornalismo che fa da cane da guardia? Dov'è quel giornalismo capace di rovesciare il potere come un calzino? È un giornalismo che ormai è a cattone, che fa queste cosine così, ma ha paura di andare a sfidare Big Pharma, ha paura di andare a sfidare i fondi speculativi, ha paura di guardare che cosa c'è dietro il grande business legato anche alle guerre. Ha paura perché è lì che ti possono chiudere, che ti possono far fuori. Ma io vorrei anche una magistratura, una volta per sempre, capace di dimostrare che quello schema si può bucare. Io vorrei avere una magistratura in grado di indagare sulle correlazioni, sui danni collaterali, sugli effetti avversi, sulle morti. Io voglio avere una magistratura così. Quello sarebbe un grande PM, uno che ha un nuovo potere da scalfire, un nuovo potere da inchiodare alle proprie responsabilità, perché si sta giocando con la salute delle persone. A 14 anni non puoi morire per una miocardite senza un perché. A 14 anni non puoi morire senza un perché. E non puoi neanche sentire da parte dei medici, sentire che ti dicono: però non c'è nessuna correlazione. Non c'è nessuna correlazione. E lo dici sulla base di quali studi? Gli stessi per cui dicevate che il vaccino avrebbe reso le persone immuni dal Covid, immuni dai contagi, immuni dalle terapie intensive, immuni dalle morti? Sono gli stessi studi?
Mettetemelo nero su bianco. Assumetevi la vostra responsabilità. Per quale motivo potete parlare senza assumervi le vostre responsabilità? Perché siete stati protetti da una specie di immunità più o meno totale. In Sicilia stiamo ancora aspettando, è un caso di cui vi avevo già parlato altre volte, stiamo ancora aspettando che la vedova di un infermiere morto dopo la seconda dose di vaccino possa avere una perizia firmata che escluda o ammetta una qualche correlazione. Perché finora i periti si sono rifiutati di fare tutto questo? Hanno paura di mettere in calcio la loro perizia e la loro firma. Quindi noi vogliamo a questo punto sapere le cose, vogliamo avere una verità processuale, una verità medico-scientifica, non la propaganda. Non voglio più avere il Burioni che parla così su una rete di Stato, su una rete pubblica, su una Rai, Rai 3, dove ormai questo Burioni sta parlando ininterrottamente. Io voglio sapere per quale motivo questa notizia di una... stiamo parlando di un'audizione. Lunedì scorso al Parlamento europeo la responsabile commerciale di Pfizer, dottoressa Small, ha detto che il loro vaccino anti-Covid, il più diffuso nel mondo, non è stato testato per prevenire l'infezione, anche perché nessuno ce lo ha chiesto e comunque non c'era tempo. Questa manager lo ha detto di fronte al Parlamento europeo e dopo che l'amministratore delegato, il grande capo di Pfizer, Burla, non ha voluto spiegare agli eurodeputati la trattativa riservata con Ursula von der Leyen per il più oneroso dei contratti sui vaccini Covid. Vogliamo sapere perché gli SMS erano stati cancellati tra il mediatore e la Corte dei Conti dell'Unione Europea. Io voglio capire, noi dobbiamo capire, vogliamo capire per quale motivo non hanno voluto raccontare queste cose, non vogliono raccontare queste cose in TV, sulla stampa, poca roba. Muore una ragazzina di 14 anni, ma davvero non sentite un po' di responsabilità, ma davvero non sentite un po' di peso, un po' di dolore? E mai possibile che tutto è stato liquidato come i Novax? Tutto liquidato così, appiccichi un'etichetta e ti sei lavato la coscienza. E non è così. Vabbè, noi continueremo sul paragone, nelle dirette, continueremo a raccontare queste cose, perché è giusto che la gente sappia. Intanto, buon pomeriggio a tutti.